periodo stai vivendo, Fausto? Beh, sicuramente diciamo che negli ultimi 2 mesi non è stata facile perché attraverso i media o comunque attraverso le piattaforme televisive si poteva capire la gravità della situazione. Io fortunatamente la mia famiglia a livello fisico stiamo tutti bene, non siamo stati toccati da questa pandemia in prima persona. Però vivendo a Bergamo e qui in centro città ogni giorno si sentivano veramente moltissime ambulanze, e gli amici, i familiari mi raccontavano della situazione drammatica negli ospedali, per cui io ho cercato di rimanere concentrato sui miei allenamenti, ho trascorso questi ultimi 60 giorni sui rulli, alternando un'attività di allenamento la mattina e di appunto sulle piattaforme digitali e poi nel pomeriggio concentrandomi su magari quelle che era l'esercizio di core stability o l'esercizio di forza, dato che durante l'anno viene trascurato. Sono stati 2 mesi lunghi, però lunedì ho potuto ricominciare a pedalare su strada. Ed è stata una sorta di rinascita, no? Di liberazione, perché alla fine era la prima volta che mi trovavo in una situazione così seria e grave. Però devo dire che anche l'esperienza del giro virtuale è stata fatta e mi è piaciuta come attività. Abbiamo letto tutti attraverso le pagine della stampa che il team CCC insomma, sta attraversando un periodo di decisioni, diciamo così, difficoltose. Come la state vivendo voi atleti che fate parte appunto del team polacco? Beh, sicuramente non è una situazione positiva, non mi posso sbilanciare più di molto perché siamo in via di concludere un accordo tra le parti, tra noi e il team, e è questione di giorni, abbiamo cercato di trovare la miglior soluzione possibile per venirci incontro, diciamo. Sicuramente il futuro della squadra al momento non posso espormi su questa cosa, però